Continuiamo la nostra trasmissione, il punto di vista che non va in ferie, non va in vacanza neanche preelettorale. Benvenuto all'architetto Franco Sacone. Buonasera Franco, grazie di Grazie. essere qui con noi. Il punto di vista questa settimana, tiro a indovinare. Martedì scorso avete inaugurato come Sì. scuola del liceo artistico Sì. di Caltagirone, della scuola della ceramica, io la chiamo così, Sì. una mostra che ora tu mi spieghi, presso la galleria Luigi Sturzo di Caltagirone. Diciamo, l'argomento che dovevo Che affrontare, era questo? che No. affronterò stasera, riguarda la continuazione di un ragionamento che Ah, però abbiamo continuiamo fatto quello, ti chiedo scusa. Ma sulla parlerai di riqualificazione, questa mostra? L'accenno, diciamo l'accenno, nel senso vabbè, lo che chiedo scusa. riteniamo importante che l'Istituto Siccome Statale ieri me l'hai d'Arte, fatta visitare con sì, è tanto vero, entusiasmo, ma voglio perché? Perché quello poi sarà un luogo, che dire. attualmente non è un luogo, mi riferisco alla galleria Don Luigi Sturzo, perché manca di qualità, Dobbiamo rifarci il la teatro. gente non ci entra, bisogna dare una funzione che sia comunque una funzione praticabile da parte delle persone, Non ti cioè piace quella, l'idea di rifare il ma teatro? più che fare un teatro io No, il direi teatro di quello che era, il teatro riorganizzare, Garibaldi. ma sì, però ormai un teatro posizionato là, con i Bene. problemi del parcheggio, con il problema quindi del trasporto, insomma, diventa strategico, secondo me, un teatro posizionato Pensiamoci. in quel luogo. Può essere un'idea. Su questa architettura c'è un progetto di cui ne parlerò la prossima volta Va bene, ancora, all'interno ok. di questi progetti che sto cercando di fare conoscere a chi ci guarda, Ah, dei giovani architetti. e devo dire che chi ci guarda sta attenzionando, perché molte persone mi hanno chiesto infatti se questi progetti effettivamente possono essere realizzati oppure no. Così come ho detto, molti progetti sono delle provocazioni, della serie riflettiamo, pensiamo, discutiamo e comunque condividiamo anche con chi ci andrà a governare, perché Sì. anche qui tutto questo non è stato possibile, perché non abbiamo avuto un interlocutore. Vi ricordo che questi progetti che sto facendo vedere sono progetti nati in occasione di una mostra che si ebbe a fare nel 2013, quando gli architetti, l'Associazione degli Architetti è stata chiamata per dire la propria sul PRG. E noi abbiamo detto subito che ormai il PRG ha esaurito, tra virgolette, la sua spinta propulsiva, così come diceva Certo. un vecchio segretario del Partito Comunista, e di conseguenza ha esaurito quello che l'ha sempre caratterizzato, e c'è un'espansione a macchia d'olio. Di conseguenza, il risultato di questa espansione a macchia d'olio oggi non è altro che una città liquida, una città fuori controllo. Allora dobbiamo partire da questa città che è liquida, che è fuori controllo. Dobbiamo riqualificarla. Dobbiamo partire dalle periferie, dobbiamo partire dal centro, dobbiamo partire dal centro storico. Quindi dobbiamo avere un'idea complessiva della città. Questi architetti che parteciparono a questa mostra ebbero la bella idea di dire: non parliamo più di urbanistica, ma a noi interessa il fare architettura, cioè andare a vedere alcuni luoghi della città dove è possibile, in una, diciamo, cronologia, in una fase programmatica pianificata, intervenire. Intervenire attraverso, appunto, che cosa? Attraverso tre tematiche. La prima tematica l'abbiamo trattata la volta scorsa. Abbiamo visto dei progetti, come ad esempio architetture del parcheggio di Santo Stefano, la chiama architettura, ma in effetti è un mero edificio, perché non ha la qualità per poterla chiamarla architettura, e c'è stato un collega architetto Alparone, Fabrizio Io l'ho Alparone, visto. che l'ha mitigato attraverso che cosa? Una parete verticale di verde, bellissima, un'idea che non costa molto, ma che dà qualità a quel luogo che attualmente non è qualificato, Gli si dà soprattutto un'anima. quando questo luogo entra in contatto con una parte del barocco importante e interessante, che è la chiesa di Santo Che Stefano, è proprio alle che è spalle. proprio alle spalle, e poi con tutte le altre emergenze che si Certo. vedono dopo la chiesa di Santo Stefano. Quindi è una bruttura questo parcheggio. E allora un intervento, un'idea, perché un'idea, una provocazione se vuoi, può essere ovviamente migliorata, ci mancherebbe altro, è il progetto, e l'abbiamo visto, di Alparone.
Ora invece entriamo nel secondo filone che l'Associazione degli Architetti ha voluto trattare. Io parlo di architettura perché è l'unica cosa che riesco, come dire, ancora a capire e a starci dentro, e quindi come tale sono un architetto, non mi sento nient'altro. Per me l'architettura è un fare, per me l'architettura è una scultura che va attraversata, a differenza della scultura che va vista a 360 gradi. Tu per capire l'architettura la devi penetrare. Per me un architetto è colui il quale riesce, in un momento in cui i lavori pubblici non hanno più quella qualità che dovrebbero avere, ha la competenza per riuscire a svelare un'idea che incomincia ad affinarsi nel momento in cui inizia un processo di progettazione che poi porta all'idea. È un po' per capirci come un pittore cubista che nella fase del periodo analitico, data l'idea di un oggetto, lo frantuma, lo spezzetta, ne prende qualcosa di questo oggetto, lo rivede nuovamente, nel rivederlo nuovamente probabilmente vede anche sfumature che non aveva visto la prima volta, e poi, come fanno i pittori cubisti nel periodo invece sintetico, lo sintetizza in quell'idea che probabilmente ancora non c'era nemmeno nell'artista stesso, ma che esce fuori nel momento in cui è completo nella sua sintesi. Questa è l'architettura. E quindi ti porta sostanzialmente a una condivisione non solo con chi l'andrà a vivere l'architettura, ma anche con chi è il committente. Filarete, che era un grande trattatista del 400-500, quando ha scritto il suo trattato, ha paragonato l'architetto a una madre e il committente al padre. Perché l'architetto alla madre? Perché è la madre che deve partorire in questi 9 mesi. Che cosa partorisce? Partorisce un edificio, che per lui l'edificio era organico, cioè era vivo, era come un bambino. E noi architetti non facciamo altro che dare questo bambino poi a chi l'ha commissionato, e poi significa darlo ovviamente alla città per farlo vivere. E quindi creiamo un luogo, diamo senso a qualcosa. Questo è lo specifico del mio intervento attraverso questi progetti. Vorrei che in questa città incominciasse a spuntare e ad esserci più qualità e quindi più luoghi vivibili, come ad esempio la Galleria Sturzo attualmente non è un luogo della città, è un luogo fuori dalla città, non è un luogo abitato. È un luogo dove gli interventi che vengono fatti in questo momento sono interventi squalificanti. Le vetrine che abbiamo trovato come liceo artistico all'interno avevano oggetti di ceramica, come dire, decisamente, come dire, degradati dal punto di vista culturale. Non esprimono la qualità della ceramica di Caltagirone, perché la dovrebbero esprimere questa qualità di Caltagirone. Certo. E allora ecco perché noi nacque con questo spirito. Abbiamo cercato con la nostra scuola di mettere all'interno di queste vetrine l'innovazione della ceramica, attraverso quel credo, attraverso quella filosofia che diceva Ugo La Pietra, e cioè una ceramica che arriva dalla tradizione all'innovazione in maniera dolce, non in maniera forte, in maniera irruenta, in maniera, come dire, feroce e graffiante, ma che, come dire, riesce a dare quella qualità che l'oggetto deve avere. E allora ci sono tutta una serie di oggetti, per ritornare appunto al tema che tu mi avevi detto all'inizio, ci sono degli oggetti progettati dai ragazzi. Non so se la regia, ci sono delle immagini. Che hanno qualità, hanno qualità perché seguono un processo logico, hanno qualità perché sono state realizzate attraverso strumenti che l'Istituto Statale d'Arte. Ci sono delle immagini. Esatto, attraverso le immagini. Insomma, dietro a questo oggetto che voi vedete c'è un progetto, quindi c'è un'idea, c'è una competenza. E i ragazzi si sono cimentati con queste, sono tutta una serie di lampade, ma quello che è interessante non è tanto la forma in sé, sono i diversi decori che costituiscono la lampada, fatti attraverso una macchina che è una fotocopiatrice a colori, dove i colori sono però colori ceramici.
Ecco, i ragazzi si sono cimentati e hanno dimostrato che è possibile arrivare a qualità, a oggetti che possono esprimere funzionalità, che è la cosa più importante, e poi anche bellezza, perché l'oggetto in sé, se non ha la bellezza, non ha senso, voglio dire, che abbia la funzionalità. Insomma, abbiamo fatto quello che normalmente fa un liceo artistico in design ceramico, cioè abbiamo fatto disegno industriale, pensando che l'oggetto deve essere funzionale, deve ovviamente costare poco e deve avere una bellezza intrinseca. Questa bellezza l'abbiamo riversata in un luogo che attualmente non è un luogo, è un non luogo, che è la Galleria Luigi Sturzo, perché è degradata guardando i soffitti, è degradata anche, io mi permetto di dire, per come è organizzato anche il bar, con quelle quinte che occludono ovviamente le bacheche che sono state costruite là, occludono anche la vista in generale, spezzettano uno spazio che non è nato invece per essere spezzettato, ma è nato per essere vissuto nella sua globalità, per godere di quel mosaico che recentemente qualcuno ha additato. Quel mosaico è bello perché è stato fatto da un altro istituto statale d'arte Palermo. Di Palermo, interessante, perché allora il mosaico era un elemento della cultura di quell'istituto, ma del resto era la cultura anche di Monreale, quindi c'è un istituto ad hoc del mosaico, come la ceramica fatta da Ragona, che vediamo a destra e a sinistra, in alto, è quella di Pino Romano, che è qualcosa veramente che ci riempie, è maestosa, mai visto una quantità di ceramica figurativa in una superficie così ampia, andrebbe valorizzato, una cosa che andrebbe solo quello valorizzato, proprio portare i turisti solo per vedere quel grande pannello, e che nessuno valorizza. Ecco, quello è un non luogo. Bene, c'è stato un collega architetto, che è Gabriele Cardillo, che ha fatto una riflessione che farò vedere, non ora perché non ho portato l'immagine, ma la prossima volta. Ora invece vi faccio vedere alcune immagini di questi progetti che riguardano il secondo filone, che sono luoghi, vado velocemente, di un territorio che ormai è terra di nessuno. Noi ormai sappiamo che all'interno della città ci sono spazi, luoghi che è terra di nessuno, nel senso che sono luoghi pubblici o attrezzature pubbliche che non interessa più nessuno. Ora vediamo se la regia incomincia a farmi vedere alcune immagini. Perfetto, focalizziamo questo primo progetto e vado anche veloce. Questo progetto è stato presentato da Veronica Leone, l'architetto Leone. Che cosa praticamente si è concentrato? Ha curato l'aspetto dell'ingresso sud della città, proponendo un'area a verde nella stazione vecchia, come tu vedi, perché quella è la stazione vecchia, dall'interno, esatto, sotto un nodo, il villaggio Paradiso, esatto, dove passa la circonvallazione, perfetto, dove una volta c'è la stazione vecchia. E poi che cosa ha realizzato? Un nodo stradale più razionale nei pressi dell'area riservata alla protezione civile. Quindi ha creato sostanzialmente un parco tematico con il riutilizzo degli edifici, come vedete, esistente, con un piccolo museo delle vecchie littorine, no? Che prima c'erano, e un luogo dove poter passeggiare, un luogo intanto funzionale dal punto di vista anche delle strade, perché fa un collegamento tra la via praticamente, e quindi di ricucitura, tra la via che c'è Cristoforo Colombo e la via che porta poi alla stazione, no? Quindi crea questo collegamento che attualmente non c'è, comunque non è diretto, e lascia poi nello spazio che voi vedete al centro un luogo a verde, un luogo dove si può vivere, dove si può passeggiare, dove si può sostare, dove ci sono panchine, dove i bambini possono tranquillamente giocare. Quindi ha focalizzato un ingresso della città. L'altro progetto, vediamo se è perfetto, questo secondo me è uno dei luoghi più belli del centro storico. Siamo in piazza Innocenzo Marcinò, questa fotografia l'ho scattata stamattina proprio per introdurvi su questo tema.
è uno dei luoghi secondo me più belli del centro quello storico. È il Palazzo dei Gesuiti. Quello è il Palazzo dei Gesuiti che oggi appunto fa Narbone, diciamo. L'Alessio Narbone che non fa. Per capirci, perché lì per non riuscire a capire anche questa curvatura. La curvatura è data che una fotografia praticamente. Mi ingannavo e non riuscivo a capire dove ci stesse. Con un ancolare. Questo è un progetto che quello che vedete, che chiaramente non si percepisce molto, ma comunque l'obiettivo è quello di restituire al centro storico il mercato ortofrutticolo come c'era prima. Così come c'era prima. Sostanzialmente stiamo parlando di che mercato cosa? Mercato delle erbe. Il mercato sottoiano, per capirci. Che era il mercato delle erbe? Che era un mercato delle erbe, oggi invece ridotto a mero parcheggio. Ed essa, questa giovane architetto, propone una piccola cellula di città intelligente, partendo dalla piazza, che come vedete è decisamente attrezzata, ora vedremo, con l'uso di alberi fotovoltaici, ovviamente stilizzati, e navette elettriche che riducono completamente l'uso del veicolo nel centro storico. Quindi abbiamo una piccola cellula che ora si dice smart, e quindi un pezzo urbano intelligente da cui partono delle navette dove vanno sia a San Giorgio che a Santo Stefano come collegamento, quindi garantiscono questa veicolazione, e all'interno però abbiamo un'architettura, questo albero stilizzato con delle cellule fotovoltaiche che serve sostanzialmente a dare energia eventualmente a biciclette se si vogliono collegare, visto che abbiamo le biciclette, ma soprattutto a una serie di minibus elettrici che partono da questa piazza per servire poi i due parcheggi di San Giorgio e Santo Stefano. Quindi che cosa sostanzialmente si sta facendo? È un collegamento smart, cioè è un collegamento grazie alla tecnologia, una tecnologia che viene utilizzata in modo intelligente, in modo tale che serve sostanzialmente a far vivere bene l'uomo. Quindi una piazza che poi viene illuminata attraverso dei LED, e ogni LED ha una funzione che tu vuoi fare all'interno della piazza. Cioè quando si illumina un LED, la perimetrazione del LED corrisponde alla funzione che tu vuoi fare. Vuoi fare il mercato? Allora di sera si accendono dei LED che circoscrivono il perimetro del mercato. Vuoi attrezzare la piazza a fare un concerto? Ma che cosa bella è questa piazza per un concerto? A me mi sembra la piazza di Siena, non so se l'hai presente. Ha questo andamento, sì, no? Sì, sì. Cioè a un certo punto c'è un piano decisamente in declivio che va verso Cavallitti, e diciamo questo potrebbe rappresentare un palcoscenico. Lo spiazzo laterale. Cioè, una delle piazze secondo me più belle, più grande, quindi immagino non valorizzata. Non valorizzata. Perfetto, quindi una piazza che questo prospetto del palazzo di dietro, del Palazzo dei Gesuiti, è molto sì, bello. Sì, sì, molto bello, ma come del resto anche è imponente, contesto, imponente. No, decisamente un grande peso, che fa una quinta, quindi è come dire una visione quasi barocca se tu ci pensi, perché chi proviene ad esempio dai Cappuccini non si aspetterebbe mai poi di entrare in una piazza con questa maestosità di questa quinta che è il palazzo che dici tu. Una volta, Franco, fu valorizzata questa, sì, se tu ti ricordi, credo che tu eri assessore, sì, all'epoca, sì, sì, no? Molto tempo fa. Con l'idea delle scale illuminate. Esattissimo. Ad agosto. Ecco, ci fu tutto un percorso per cui via Cavallitti. Bravissimo, perfetto. Ricordo bene, no? Ricordo benissimo la discesa del collegio, perfetto. L'avevamo chiusa. Anche le due rampe dietro il monumento dei caduti. Apri di cero quando l'abbiamo chiusa. No? Però sono state idee che possono essere rivalorizzate se si vuole recuperare questo centro storico e dargli vita, diciamo. Io credo dargli che anima. Dobbiamo intervenire in questo modo. L'ultimo invece progetto che vedrete, ecco, questa è una foto che probabilmente non si sta capendo, ma comunque sto focalizzando il parcheggio dei Cappuccini. Quindi sopra, esattissimo, abbiamo i Cappuccini. Questo è stato progetto ideato, ovviamente stiamo parlando sempre di provocazione, stiamo parlando di un'idea che andrebbe affinata, certo, andrebbe discussa, migliorata probabilmente dallo stesso architetto in un rapporto fattivo con un interlocutore valido, perché attualmente quello che manca, l'abbiamo sempre detto, sono gli interlocutori. Quindi è un progetto che interessa un margine del centro storico,
che è appunto l'area che si estende dalla parte sottostante il convento dei padri Cappuccini fino al piazzale dell'Apparizione, giusto? Oggi che è relegato alla sola funzione di parcheggio. Allora, il mercatino del mercoledì. O il mercoledì c'è un mercatino. Cioè. Allora, che cosa praticamente si prevede? Una trasformazione, io direi anche qui intelligente, del margine della città, perché qua siamo in un punto delicato del centro storico. È un margine, e il margine va trattato in modo diverso, in modo più rifunzionale rispetto a quello che è. E allora lui che cosa prevede? Dove c'è ad esempio l'asilo nido, mette delle costruzioni, delle residenze destinate alla nascita di un housing, poi mette la realizzazione dove c'è l'attuale parcheggio, lo interra, in parte di servizio esclusivo all'abitazione, in parte pubblici, con l'inserimento di due risalite, come vedete, sulla sinistra e sulla destra. Una prima risalita meccanica è quella su via Cavallitti, quella che attualmente è stato oggetto di quell'intervento. Con la scala mobile. Che tra l'altro è positivo ed è negativo quell'intervento. Stendiamo... Quell'intervento, non voglio entrare nel merito, allora, ma attualmente è intanto un luogo che si sta dequalificando. Anzi, prego chi mi ascolta di andarlo probabilmente anche a pulirlo. Perché l'immondizia che c'è all'interno ormai di questi recinti dove c'erano una volta il verde e le piante è qualcosa veramente di indecoroso, di indecoroso. Quindi lui prevede intanto una risalita meccanica sulla via Cavallitte e un collegamento invece con la nuova piazza che sostanzialmente coincide con quello che attualmente è stato realizzato con l'ascensore che c'è in questo momento. Vabbè. Mi auguro che funzionerà questo ascensore, ci auguriamo ovviamente che non va a finire come la scala che abbiamo qua davanti, mi auguro che ci sia sostanzialmente una gestione. In questo margine poi tra l'altro quello che è interessante sono questi nuovi edifici che chiaramente entrano in rapporto con gli edifici che sono lì accanto, quindi sfrutta anche lui le curve di livello e quindi ha edifici a torre, ma che comunque entrano in sintonia con il contesto della nostra... È un posto molto bello, sono d'accordo con te, ci sono i ponti della ferrovia e sotto i ponti delle ferrovie c'erano gli orti di tanti agricoltori dove tanti anni fa si andava a raccogliere, a comprare direttamente dall'ortolaio tutto questo, sotto questi ponti sarebbe interessante ed è una bellissima farle rivivere, che apre praticamente sulla piana di Catania, sulla piana di Catania, quindi è panoramico. Infatti lui prevede anche dei servizi di quartiere come il mercatino, insomma sono progetti di riqualificazione assieme agli altri progetti che farò vedere che meritano attenzione da parte di chi ovviamente andrà a amministrare questa città. Quindi il dibattito, il problema, non è più il piano regolatore generale, come sto sentendo dire, non è più quell'enfasi, per cortesia, da non mettere che vivendo una casa a un euro, perché voglio dire, trovi il tempo che trova questa provocazione, perché quando Sgarbi, per capirci, ebbe a fare quello che ha fatto a Salemi, fu solamente una provocazione, punto e basta. fu solamente una provocazione. Del resto il costo poi lo sappiamo, non è simbolico, certo. È un'azione simbolica, poi non è un euro, perché il problema è recuperare mettere quindi, in condizione, esatto, qualcuno di mettere un centro storico in recupero, ma mettere un centro storico ripopolandolo di persone, come si fa con i servizi attraverso delle centralità diffuse. Una volta il nostro centro storico non aveva solo una piazza, aveva diverse piazze. Quindi questa centralità diffusa, se tu la leghi ad alcuni servizi essenziali del centro storico, può consentire attraverso il recupero anche degli edifici, di nuovo che il centro storico venga abitato dalle persone. Certo. Quindi insomma, fare una politica urbanistica che punta sulla vendita di una casa a un euro, insomma, e con l'enfasi che qualcuno sta dando, non mi sembra una politica giusta. Del resto anche Gangi ha fatto la stessa cosa, e anche un piccolo paese del Ligure che è Carrera, dove su 3.000 abitanti oggi ci sono solamente 87 abitanti, ma lì c'è l'esigenza ovviamente di ripopolarlo. E poi il costo, diciamolo anche francamente, alle persone lo dobbiamo dire qual è il costo reale di questa operazione che è stato fatta a Gangi o è stato fatto in altri posti.
deve pagare intanto il notaio e quindi c'è l'atto, certo, che deve ci fare, sono dei costi. C'è un problema di accatastamento, insomma, ci sono, non diamo costi, l'enfasi. Certo. Può essere uno strumento quello, probabilmente, ma non è quello, quello che noi desideriamo per il nostro centro storico. Desideriamo invece dei mini progetti di riqualificazione del centro storico. Attraverso che cosa? Ovviamente attraverso un piano regolatore generale che tenga conto di queste prescrizioni esecutive. Perché qualcuno mi dice, ma tu come puoi realizzarlo all'interno del centro storico la ristrutturazione edilizia? Caro Pino, attualmente non si può fare ristrutturazione edilizia con le nostre leggi che ci sono in questo momento. Per poterlo fare deve fare un piano di recupero. Allora, questi progetti di cui noi stiamo parlando non sono altro che mini piani di recupero che hanno la possibilità di intervenire anche con la ristrutturazione edilizia. Perché oggi non si può fare nel nostro centro storico ristrutturazione edilizia. Quando io ho progettato un albergo che ora è incompleto, in via, eccetera, eccetera, ho dovuto fare un piano di recupero che mi è stato approvato da parte della regione. Certo. Quindi significa che ogni qualvolta tu vuoi intervenire, devi pensare anche a un piano di recupero. E allora tante prescrizioni esecutive all'interno del centro storico, mirate per dare qualità in una centralità diffusa che investe tutto il centro storico, ha senso, così come ha senso per la periferia e anche per la città che ormai presenta dei vuoti, dei non luoghi sostanzialmente. Va bene, Franco, continuiamo ancora queste analisi che mi sembrano quanto mai interessanti, e anche la valorizzazione di tanti professionisti, di giovani professionisti che si cimentano con questi progetti, e chissà che una prossima amministrazione li possa attenzionare per vedere come modularli, come metterli in atto, perché credo sono delle ottime idee che vanno a riqualificare, diciamo, alcune zone che indubbiamente non hanno quella giustezza di impatto non solo ambientale ma anche di vivibilità, diciamo, che invece la città dovrebbe piano piano riacquistare. Grazie, grazie, ci vediamo alla prossima. Buonasera. Buona serata a te. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.